Un tempo questo posto era uno splendido museo. Oggi è solo una catapecchia malfamata. Non augurerei al mio peggior nemico di metterci piede. Eccola, la casa del giudizio. Forse questa casa abbandonata non è poi così abbandonata. Odio avere sempre ragione. Dio santo, ma questo che razza di posto è? No, oh, vernice fresca, questo è recente. Dalla sua stessa madre la strega è scappata. Lei stessa una strega, lei stessa dannata. Ma una triste morte come le altre l'attende. Lascerà questo regno quando la notte scende. Joy. Sembra la stanza dell'assassino. Meglio dare un'occhiata. Un attimo. Omicidi simili. Assassini diversi, ad anni di distanza. Si saranno immolati a vicenda, sarà una cospirazione? Che cos'altro hai nascosto qui dentro, mostro? E quello cos'era? Percepisco delle vibrazioni fuori dal comune. Come al museo, la violenza del passato cerca di irrompere nel presente. Devo dirlo all'agente Baxter. Potrebbe essere un indizio importante.
Dio santo, Baxter! Avrei dovuto essere io a fermarti. Ronan. Ma che diavolo succede? Bastardo pervertito. Perché l'hai fatto? Perché ricominciare la caccia alle streghe? Perché hai ucciso quelle ragazzine innocenti? Pensi che sia io l'assassino? Sei pazzo? Io non ho ucciso nessuno. Devi aiutarmi. Dove diavolo siamo? Dobbiamo uscire di qui. Dobbiamo uscire di qui? E da quando siamo amici, eh? Ora mi dici che cosa è successo. Chi ti ha ucciso? Il killer della campana, idiota. Ma non sono riuscito a vederlo in faccia. Perché sei venuto qui? Seguivo una pista. Non ho mai smesso di lavorare al caso. Quella medium, Cassandra, mi ha aiutato. Abbiamo scoperto che il killer della campana si ispira alle esecuzioni delle streghe e che le sue vittime sono delle sensitive. Non potevo lasciar perdere, anche se Rex mi ha degradato. Ecco perché eri al museo. Dov'è l'assassino? Non ne ho idea. Potrebbe essere ovunque, ma mentre lottavamo, ha detto una cosa che non ho capito. Aspetta un attimo. L'assassino ti ha parlato? Non molto. Devo aver toccato un tasto dolente. Gli ho detto che presto sarebbe venuta la sua ora. Lui ha risposto: conosco la morte. Il mio strumento di morte colpirà ancora stanotte. Il mio strumento di morte? Ma uccide ogni volta in modo diverso, non capisco. Già, nemmeno io. Dobbiamo scoprire cosa significa. Sai dove si trova Cassandra? È ancora viva? Quando ho controllato stava bene. L'ho portata fuori città, in un posto sicuro. Ma allora è viva. Ero sicuro che fosse morta. Joy sarà felicissima. Non meritava di rimanere sola al mondo. Cassandra ti ha mai parlato di sua figlia? Non stava zitta un minuto. L'abbiamo cercata per giorni, ma era troppo pericoloso. Cassandra mi ha supplicato di trovarla, ma non ci sono ancora riuscito. Non ci crederai. Ma è lei che mi ha aiutato stanotte. Beh, certo, da solo non saresti mai arrivato fin qui. E tu invece sì, senza sua madre? Ok, torna da Cassandra. Controlla che stia bene e riportala alla centrale. Che cosa facciamo? Controllo cosa c'è in cantina. Mi verrà in mente qualcosa. Spero. Giustizia, ma conosci la tua colpa e riceverai la punizione che ti meriti. Tribunale!
giustizia. Ma conosci la tua colpa e riceverai la punizione che ti meriti. Non c'è giustizia in questo tribunale. In quest'aula non c'è posto per i tuoi deliri omicidi. Sei una miscredente in combutta con il demonio. Questa sera le famiglie delle vittime innocenti delle tue calunnie avranno finalmente giustizia. False accuse? Che sono questi disegni senza senso? Il mio simbolo brucerà come un marchio indelebile su questa città. Non importa se ci vorrà un'eternità, le campane suoneranno a morto per ogni strega di Salem. Aspetta. A uccidermi è stata Abigail. È lei il killer della campana? Com'è possibile? Devo andarmene di qui. Devo trovarla. Si trova. Le sarà successo qualcosa. Dove hai portato Joey, pezzo di merda? Della sua morte e dove l'hanno impiccata? Il patibolo al museo. Tieni duro, sto arrivando.